ecco qui Cougar, ma dove va? Ma dove va Cougar, omaggio? Se ne sta andando, incredibile, Cougar si ribella, se ne va dallo show. Cougar se ne va dallo show, ma allora adesso sarà un 3 contro 2 o ci sarà qualcuno a prendere il suo posto? E qua penso che Crocs e Oddi debbano fare Oddi, beh, alla fine chi se ne dice Oddi? Però Crocs qui deve prendere la palla bassa e chiamare qualcuno alla svelta. Incredibile, intanto Whiteburn ha risposto e dunque Money in the Bank ha ufficializzato il match, che ormai era praticamente certo tra Stefendro e Whiteburn. Ma questa la fa, cioè Cougar qui l'ha fatta fuori dal vaso, cioè se ne va prima del main event e non combatte. Incredibile. E qui Oddi di certo non l'avrà presa bene, sarà più infuriato che mai. Adesso da capire chi sarà a fianco di Seamark e Dante. Intanto FMO, il best in the world, nonché il campione del mondo TWF, a farsi ingresso nel ring qui a Francoforte in Germania. E insomma, il tour europeo si chiude quindi senza un combattimento da parte di Cougar. Infatti alcuni fan sono piuttosto dispiaciuti, perché comunque Cougar non è da molto carismatico, guardate che si fa rispettare sul ring, che ci sa fare, eppure oggi manca l'appello, qualcuno dovrà prendere il suo posto. Cougar che ha letteralmente lasciato lo show prima del main event, prima del suo match. Da tanto che non vedeva una cosa del genere, eh. D'altronde Cougar è in conflitto con il presidente con la massima autorità, che peraltro questa sera sarà parte del match. Dopo tanto tempo torna a combattimento Oddi. Questo è l'ingresso prima di FMW, abbiamo visto, e poi di Leonard, che sarà partecipe invece del Money in the Bank Ladder Match proprio all'omonimo Gorgu. Leonard che invece, insomma, se vuole davvero raggiungere Oddi e FMO, che hanno già vinto il Money in the Bank in precedenza, Oddi ne ha vinti 22, beh, dovrà vincerlo anche egli. Sarebbe importante per Leonard vincere il Money in the Bank a questa giovane età, peraltro comunque sia, in questo modo potrebbe davvero ambire poi una title shot immediata quando egli vuole. Soprattutto scommette che sia FMO e Oddi saranno molto molto felici, anche se tra Leonard e FMO non c'è mai stata tutta questa simpatia. Infatti diciamo l'atmosfera è molto migliore tra Leonard e Oddi. Eccolo qui il presidente Larry Oddi. Un Oddi che dovrà combattere quindi due match nel giro di tre giorni. Questo e quello di Monday Bank sarà sicuramente molto più faticoso, molto più stressante anche dal punto di vista psicologico. Abbiamo visto come match in due sia molto psicologici, che il suo carisma veramente la fa da padrona. Però ha sempre anche il carisma di FMO, magari contro un match di Dante. Tutto pronto, anzi tutto pronto per la famiglia Oddi, ma mancano i tre, o meglio Seamark e Dante. Poi penso che qualcuno prenderà il posto di Cougar. A questo punto Crocs avrà chiamato qualcuno. Questo è intanto l'ingresso di Mr. 24/7 Drew Seamark, che è solamente in bisogno di vittorie, una sconfitta dopo l'altra per lui, un pessimo periodo nonostante sia molto utilizzato. È calato davvero molto, è calato troppo questo atleta, che a me una volta piaceva tantissimo, eppure veramente qualche buona performance sì, però poi mi è sembrato più, insomma, le da altalenante nelle performance ultimamente. E FMO, Oddi e Leonard, tutti e tre schierati vicini lì a bordo ring. Beh, bello vedere un match del genere però dai. Oddi che ha voluto combattere questo incontro proprio per mostrare a Cougar il suo vero valore. Cougar che invece se n'è altamente fregato, e questa è una mancanza di rispetto addirittura nei confronti della più alta, della più importante autorità della WWF.
Attenzione però, questo non è solo Dante, no, questo è la tenzone del Doom. E dunque, ad accompagnare sia Mark che Dante, ci sarà Ben. È ormai chiaro ragazzi, ci sarà Ben, eccolo qui. E beh, Cross ha preso proprio la palla al balzo ragazzi. Ha, diciamo, riformato almeno per una sera il Doom, anche se poi farà accompagnare la Seamark. Dante, Ben e Seamark. È una bella squadra contro Andy e Fabio Leonard, abbastanza equilibrata direi. Dante che però è stato schienato settimana scorsa da Fabio, non potrà subire un altro schienamento, anche perché arriverebbe con il morale giù, proprio sotto le scarpe, in quel di Money in the Bank, nel suo match titolato contro Fabio. Se ne sono andati al ring, però appena il Doom è arrivato insomma fanno impressione questi due, sono stati campioni proprio per 5-6 mesi, poi la New Foundation che è durata un mese e mezzo, poi adesso ci sono quelli del Crux Order. Iniziano sul ring Seamark e FMO, i due sono stati grandi avversari qualche anno fa, 2-3 anni fa. Ricordo una lunga fase a SummerSlam, no? Con dei bellissimi match, match anche abbastanza cruenti, abbastanza duri, violenti. Qui subito FMO ha assalto Seamark, se non è da questo match ne ha da prendere davvero troppo poco. A vuole vincere Money in the Bank, ormai alla destra lì, anche secondo me Dante e Ben. Ben probabilmente sarà stato chiamato da Crox, ma sinceramente da questo match per poi Ben non ha proprio da ottenere nulla. Quindi io penso che il team invece che vuole ottenere più la vittoria proprio sia proprio il team dei fratelli Oddi. Arshipo qui di FMO e Sleeper Slam, bene seguita. Chiaramente la differenza è proprio questa, che da una parte c'è la determinazione degli Oddi di dimostrare che questa è la loro famiglia, la WF, la loro casa. Dall'altra parte, ci sono tre atleti, insomma Seamark che starà pensando a Money in the Bank, Dante che starà pensando al suo match di WF, mentre lui che non ha nulla da perdere forse è Ben, però insomma bisogna anche vedere come si ambienterà con la Seamark, perché non c'è solo Dante adesso, c'è anche Seamark, quindi è un Doom più su, più Seamark. Quinta, attenzione, Tiger Driver, messa a segno da Seamark. Buona mossa, Mr. 24-7, FMO probabilmente non sta lottando neanche al meglio. Allora, Swing Breaker di FMO su Andrew Seamark. Poi FMO va a dare il tag proprio all'acerrimo rivale di Seamark, ovvero Leonard. Seamark però lo prende in consegna, se lo carica e va a segno questa bella rapida power jam. Seamark che però adesso va a dare il tag, concede il tag a Dante. Beh, ha fatto bene, Dante ora è fresco. Leonard ha subito quella bella power slam, poi job breaker di Dante, è più possente fisicamente, potrà sfruttare questo vantaggio importante. La ricerca qui di Dante su Leonard, Leonard però li sguscia via. Dante allora lo va a prendere, belli più belli. Leonard in grande difficoltà in questo match, ovviamente avrà la testa già puntata per Money in the Bank, un po' come John Pranzo in precedenza. Mentre l'unico dei sei che fino adesso mi ha convinto, ovviamente perché per la mancanza di Thompson e Fiuro, è Dodger che ha sconfitto il campione internazionale. Insomma, sono le carte si rimischiano quando si vedono questi match a pre-preview, però poi le cose stanno che bisogna vedere nel preview, dai. Le parole stanno a zero, ripeto. Per cui possono vincere dei Dante e Seamark, che poi magari a preview fanno schifo. Cioè, quindi la situazione di un pay-per-view, il match che c'è all'interno di un pay-per-view, di un evento a pagamento, un evento speciale, è comunque una situazione differente da quella settimanale dove magari non c'è nulla in palio molte volte, quindi la situazione è molto differente. Però chiaro, Dante si marca avendo visto vincere, sarebbe comunque importante anche per magari la ricostruzione del Doom. Anche se ricordiamo che Doom originariamente era formato da Bernie. Quindi attenzione, Leonard da paletto, fa segno con una super close line, molto bene eseguita. E finalmente è il momento del presidente di Lori Oddi. Beh, contro Ben non è il migliore degli avversari, infatti Ben lo va a pulgare con questa serie di ginocchiate dritta alla zona addominale, ma Oddi respinge bene l'assalto.
Beh, Cougar è un conto, Venn è diverso. Lottare contro Venn è proprio una cosa differente. Oddio, lo fa correre. E poi una bel chop, ben seguita. La chiamava la Dragon Chop. Questa. Oddio, la classe gli è rimasta, Gli è rimasta la classe, però chiaramente la potenza, il fatto che Venn combatte quasi ogni settimana, porta Oddio magari in queste condizioni, ecco, al tappeto, stanchissimo, nonostante sia appena entrato. Chiaro che sulla carta Cougar può avere la meglio rispetto a Oddio, però Oddio ci metterà la determinazione, è una lottatura che se da tutto si è mantenuto anche molto bene, alla fine è magro sì, però non è che si sia mantenuto male, almeno non si è appesantito. Intanto serie di chop, Venn va giù, se non è che stia facendo vedere molto Oddio, probabilmente non vuole neanche scoprire troppo le carte, forse questo lo voleva intendere più come un allenamento, come una prova di dimostrazione con fronte di Cougar. Cougar che adesso non c'è, però si cucca Venn questa next snap, questo attenzione, intanto il super kick di Oddio ben eseguito, c'è lo schieramento, 1, 2, niente da fare, solo 2, però sicuramente Lori Oddio fino adesso buona performance contro uno come Venn, non è sicuramente di facile approccio un match con Venn, eppure Oddio sta dimostrando che la classe non è acqua e che nonostante non lotti da 2 anni e mezzo circa comunque quella classe, attenzione, addirittura lo vorrebbe chiudere, addirittura lo vuole chiudere, forse un package pile driver incredibile, che mossa su Venn, qui Dante Simark deve interferire, che mossa del presidente, clamoroso ragazzi, 1, 2, infatti Simark interviene, non so se Venn sarebbe riuscito a rialzarsi, però a subire un colpo tremendo. E ora scatta il casino nel ring, mentre Oddio ancora con delle pregevoli tecniche, mamma mia, lo mette a terra, lo mette al suolo, Oddio da paletto che sbaglia perché sta all'angolo opposto, e infatti Dante con una manata lo spinge giù, Oddio si rialza, però venne ancora al suolo, infatti ne deve approfittare, è troppo tardi, però shoulder block del giapponese, shoulder block del rasoio giapponese, ed attenzione perché ora entra Dante, che è freschissimo, lo fa correre, arriva il passo Oddio, mi butta, no, Oddio qui con lo spine buster, che mossa difensiva di Oddio, che va dal tag, beh il presidente ha fatto il massimo qua, e fermiamo ora su Brown, su Dante, un Dante stanchissimo, e qui a fermiamo ne deve approfittare assolutamente, al match un pugno qui Dante, però non gli ha curato le biciclette. Allora che vuol fare Dante? Ho avuto una powerbomb, no, pile driver su FMO, sul suo avversario, sul campione del mondo TWF, gli voglio lanciare un chiaro messaggio, vuole schienare FMO, secondo me, beh, sarebbe il massimo per Dante, attenzione per FMO, attenzione FMO, teniamo qui di suplex, la sta mettendo sulla prova fisica e sbaglia FMO, deve cambiare strategia assolutamente. Arship allora violentissima, controllando la FMO qui alla schiena a pezzi, e Dante ne approfitta con la sua spine buster, che legnata ragazzi, davvero una botta tremenda, c'è lo schieramento qui su FMO, 1, 2, non c'è 3, però chiaramente per battere FMO devi seguire qualche altra manovra importante, per esempio la Demon Shock Slam o la End of Days. Tanto neck breaker di FMO, qui prende la sprovvista Dante, pregevole con queste tecniche al collo FMO, davvero, davvero pregevole per chiunque, attenzione braccio teso ancora, mamma mia FMO, perché penso che ora sia pronto per affondare DT, una mossa che ti stordisce per quei pochi secondi, c'è lo schieramento qui, 1, 2, e no, per il rotto la cuffia, ma Dante c'è ancora, sì, però la famiglia Oddio è in grande vantaggio, Simark dovrebbe, cioè Dante dovrebbe dare il tag a Simark, che sarebbe freschissimo, invece non riesce, altro drop sulla schiena, attenzione perché per me è pronto, no Dante non puoi farti schienare così, non ci credo, no, Future Shock diritti a segno,
FMO può portare in casa il match. Uno, due, tre, incredibile. No, dai. Non ci credo, FMO schiena Dante. La famiglia Oddi, Lori Oddi, l'MRF no, si portano a casa un trionfo importante, chissà come sarebbe stato con Cougar. Però FMO schiena un'altra volta Dante, questo è un brutto biglietto da visita per il Demone in vista del loro match per il titolo del mondo di WF in quella di Money in the Bank. Qui vediamo gli highlights, però penso che con queste immagini sia veramente tutto. Noi lasciamo le lights ai festeggiamenti della famiglia Oddi, diamo onore ai piloni, l'appuntamento prima alla WF e poi chiaramente a Money in the Bank. Ciao! Credit for an amazing victory.